Chiude la base Ryanair dopo 7 anni ad Alghero, naturalmente si sono persi oltre 250.000 passeggeri. Soru, si poteva evitare? Direi di sì, si poteva evitare, sì, si poteva evitare. E adesso cerchiamo comunque di non guardare al passato, guardare al futuro, e ognuno come può deve dare una mano per recuperare il tempo perso, più presto possibile. Cerchiamo di recuperare 250.000 moltiplicato qualcosa. Come? Beh, innanzitutto prevedendo subito un provvedimento del Consiglio regionale, che peraltro è Salvatore nella commissione che si occupa anche di trasporti, se ne sta occupando, e riguarda il finanziamento dell'aeroporto di Alghero da parte della Regione, che è comunque l'azionista unico di questo aeroporto, il finanziamento per finanziare, secondo le norme previste dall'Unione Europea, la ripresa dei voli low cost con dei finanziamenti che seguono il principio dell'operatore economico di mercato, tutti abbiamo imparato a sapere. Sì, siamo alla vigilia della scadenza appunto dell'ennesima proroga della privatizzazione. Lei era uno dei contrari della prima ora, ha cambiato idea? Beh, direi di no. Ero a favore da sempre della ricapitalizzazione dell'aeroporto, perché ero ben consapevole che si potesse fare, quindi sono ben felice che ormai lo stiano facendo, e penso che questo aeroporto possa anche essere privatizzato, ma nella maniera adeguata, mettendo al centro non la possibilità di incassare un euro di più da parte di chi dovesse acquisire la gestione dell'aeroporto d'Alghero, ma mettendo al centro gli interessi di questo territorio, che sono gli interessi di crescita economica e di soddisfacimento del diritto della mobilità di chi abita, di una mobilità che è diversa da quella che abbiamo conosciuto noi da giovani. La mobilità dei ragazzi di oggi è la mobilità che li vede andare a Milano come li vede andare a Barcellona, o andare a Londra, o andare a Dublino, andare in una Europa che loro si sono abituati a frequentare in maniera normale.